Buongiorno, ho appena letto i giornali e sono rimasta colpita dalla notizia del bambino malato di leucemia e morto per complicanze da morbillo. E sono una giornalista freelance e per prima cosa voglio esprimere le mie condoglianze a questi due genitori. Prima di essere giornalista sono madre e posso capire quello che stanno provando. E quello che non posso capire è il modo in cui i giornalisti stanno strumentalizzando questa notizia. Lo stanno facendo per giustificare un decreto, ma soprattutto stanno facendo sentire in colpa due genitori che colpe non hanno. E questo io vorrei veramente dirlo e sento il bisogno di registrare questo messaggio. Invito i genitori di questo bambino a leggere il bugiardino di uno dei vaccini che somministriamo sempre ai nostri figli. Qui c'è scritto che una volta vaccinato, il suo bambino deve cercare di evitare per almeno 6 settimane dopo la vaccinazione uno stretto contatto con i seguenti individui, individui con una ridotta resistenza alle malattie. Questo significa che vostro figlio poteva morire anche a contatto con un bambino appena vaccinato. Questo significa che voi non avete colpe. E questo, visto che ci sono giornalisti che scrivono del fatto che avete colpe, beh, ci sono anche giornalisti come me che dicono non avete nessuna colpa se non quella di aver amato e amare i vostri figli. E ora vorrei, visto che già sto registrando il video, mandare un messaggio al ministro Lorenzin, perché leggo sul giornale anche questa notizia, cito le parole della Lorenzin. Sull'obbligatorietà dei vaccini non c'è proprio nessuno spazio. È stato stilato dalle autorità scientifiche sulla base di motivazioni scientifiche. Ora, noi giornalisti abbiamo il brutto difetto di andare a cercare le fonti e quindi io sono andata a cercarmi le motivazioni scientifiche e gli studi scientifici che sono stati fatti sugli effetti di 12 vaccini somministrati a un neonato. Non esistono studi scientifici effettuati sulla somministrazione di 12 vaccini e sugli effetti sul sistema immunitario di un neonato. Questo è anche il motivo per cui non esiste paese al mondo dove 12 vaccini sono obbligatori.